Comune di Rimbiati è uno dei comuni che ha deliberato con da parte del Consiglio Comunale la richiesta di adesione alla città metropolitana di Milano. Il Comune di Rimbiati è collocato nella provincia di Monza e Brianza. Come mai questa scelta e questa decisione? Abbiamo qui con noi il sindaco del Comune di Rimbiati, quindi lo chiediamo direttamente. Ma è stato, come dire, avvalorare quello che è sempre stata Rimbiati. Rimbiati ha sempre fatto parte della seconda fascia di cittadini intorno al comune di Rimbiati, al quale è legato da tutti i servizi. Noi tutti i servizi di Rimbiati gravitano su Milano: ferrotramvia, la Nord, la viabilità, la rete fognaria, i servizi dell'acqua, gli ospedali. Quindi ci sembrava innaturale rimanere con una provincia che oltretutto finora non aveva dato nulla di particolare all'Inviate al di fuori della sede distaccata di due assessorati, ma ci sembrava veramente un pochino poco. Secondo l'amministrazione i servizi devono essere servizi ormai non più comunali ma sovracomunali, e l'idea di una città metropolitana da costruire insieme, quello che oggi cercheremo di fare, è una città metropolitana che abbia dei distretti, dei consorzi che possano aiutare i vari comuni a dare dei servizi migliori ai cittadini, mi sembrava l'ideale per poter superare il momento di difficoltà economica che stiamo vivendo. Grazie sindaco. Un'altra domanda volevo chiederle. Naturalmente questo percorso di costruzione della città metropolitana vedrà protagonisti soprattutto i sindaci, sia per quanto riguarda la scrittura degli elementi costitutivi della città metropolitana. Che cosa si aspetta un sindaco della città metropolitana? Un sindaco penso che si deve aspettare servizi migliori per i suoi cittadini, non sedie e poltrone come qualcuno già comincia a dire. Secondo me bisogna proprio riuscire a fare dei distretti, dei consorzi di comuni che abbiano delle funzioni, che abbiano dei servizi in comune proprio per ridurre le spese, perché adesso bisogna risparmiare, questo è sicuro, ma bisogna dare servizi ai cittadini, per cui dobbiamo superare la logica del campanile, la logica del comune autonomo. Dobbiamo riuscire ad avere servizi integrati, quindi riuscire ad avere trasporti integrati, riuscire ad avere assistenze integrati per i bisogni dei cittadini, e soprattutto tutto questo per creare ancora più lavoro. Per cui, come diceva il vecchio detto, no, chi gira la testa a Milano gira la testa al pane, è molto importante. Noi riteniamo che Rimbiati è sempre stata una città dormitorio per le aziende limitrofe, Varese, Osnia, eccetera, e per Milano. Adesso le aziende sono fallite, non ci sono più, non c'è più nulla, quindi è rimasta solo, diciamo, l'integrazione con una città che secondo noi potrebbe dare sviluppo a questa seconda fascia di città che chiedono di partecipare alla città metropolitana e che sono importanti di per sé, perché sono numerose, perché non so, abbiamo il Parco delle Groane, abbiamo delle risorse come l'ex ospedale Antonini, come il Corberi, che potrebbero essere valorizzati, ma proprio sovracomunali. È una risorsa quella che per l'Inviate non riuscirebbe a fare mai nulla, invece la città metropolitana potrebbe valorizzare moltissime, quindi per la città metropolitana ma per proprio il Comune di Rimbiati.